Buongiorno a tutti. Il Formez ha come compito quello di aiutare le pubbliche amministrazioni centrali e locali a realizzare le proprie attività. Lo facciamo in tanti modi, attraverso progetti di assistenza tecnica, attraverso interventi di formazione e attraverso la gestione di concorsi pubblici. E a questo proposito sono molto contento perché il Formez è stato coinvolto nella progettazione e realizzazione soprattutto di quello che viene chiamato in vari modi, viene chiamato bando sud, viene chiamato concorso coesione, ovvero si tratta del primo grande concorso per 2.800 persone a cui verrà offerto un contratto a tempo determinato, ovvero fino a 36 mesi, per aiutare alcune pubbliche amministrazioni di 8 regioni italiane a realizzare quelli che vengono chiamati gli interventi per le politiche di coesione, ovvero in parole povere, per aiutare queste amministrazioni a spendere nel modo più giusto, più efficiente e più efficace quelle che sono le risorse che vengono messe a disposizione dalla Comunità Europea e dallo Stato italiano. Stiamo parlando di Abruzzo, Molise e Puglia, Campania, Calabria e Basilicata, Sicilia e Sardegna. Quindi i posti che verranno banditi sono relativi a queste regioni. A questo concorso però possono partecipare persone che sono residenti anche altrove. Il Formez, a questo riguardo ha aperto una pagina Facebook che utilizzeremo per dialogare con tutte le persone che sono interessate a saperne di più di questo concorso ed eventualmente a candidarsi, ad iscriversi, insomma, da partecipare a questa selezione. La pagina Facebook ufficiale che abbiamo definito ha un nome un po' lungo, si chiama Concorso Coesione Formez PA e andando su questa pagina troverete sia le informazioni che riguardano questo concorso, sia il botta e risposta, quindi le domande che alcuni di voi faranno e le risposte che gli forniremo, e sia magari eventuali approfondimenti e chiarimenti che penseremo saranno utili nel momento in cui qualcuno volesse partecipare a questo concorso. Vi ringrazio e vi auguro una buona giornata.